esatto in cui decidiamo cosa fare della nostra vita. Chi lo dice che i nostri genitori sono in grado di scegliere cosa è meglio per noi? Quando ci iscrivono alle superiori, sono consapevoli che la loro scelta influenzerà per sempre la nostra esistenza. Lo so, ma voglio che papà trovi posto vicino al palco. Ciao Mia, cosa fai dopo lo spettacolo? Qualcosa di speciale, mi vedo con degli amici. E che ne dici di uscire una volta? Conta, ci chiamami durante le vacanze. Va bene, ciao. Ciao, non avevi detto che dovevi partire? No. Appunto, così chiamerà quando sarò via. Lo sai, questo taglio di capelli mi deprime. Sì, va bene, andiamo. No, mio padre sta per arrivare, devo aspettarlo. Non c'è più tempo, dai, andiamo, Mia. Così, tira più forte, dai. Ma come sei bravo! Gol, hai segnato, il mio campione. È entrato. Per poco facevi gol. È gol. Non credo proprio. Rassegnati, non hai più l'età. Cosa? Non voglio infierire su un anziano, non è corretto. Sei vecchio, papà, datti gli certo. scacchi. Ti voglio bene, Manuel. Ti voglio bene anch'io. Lo sai che somigli tanto a papà? Sul serio? A volte, mentre stai dormendo, vengo in camera tua e mi siedo vicino al letto per guardarti. Perché? Perché è come se papà fosse tornato da noi e poi fosse andato a dormire. Papà non verrà più a casa. Sì, ma a me manca tanto. Lo so. Manca anche a me, Loli. Ed è già passato un anno da quando è morto. Sono tornata, ragazzi. Mamma, com'è andata? Bene, Manuel. La casa è stata venduta. Perfetto, così potremo saldare i nostri debiti. Oh, Manuel. Ma con quello che ci rimane compreremo un appartamento. E vedrai che... Per favore, non piangere. Mamma, per un anno non abbiamo fatto altro che scappare dai creditori. Davvero, è la soluzione migliore. Come sarebbe a dire che andiamo a Londra? Così vedrai anche i tuoi fratelli. Sì, ma dovevamo andare al mare, non a Londra. I piani sono cambiati, si va in Europa, che problema c'è? Come che problema c'è? Io e Tomas dovevamo andare al mare, è vero o no? Non fa niente, Pablo, vorrà dire che ci andrò con i miei. No, io mi preoccupo per me, lo sai che cosa vuol dire andare a Londra con no, questi no, due? No, non ammetto discussioni, tu verrai con noi e questo è quanto. L'ambasciatore vuole incontrare tuo padre, Pablo, cerca di capire. Ecco appunto, che cosa c'entro io? Che ci vada lui? Riesce sempre Pablo, a rovinare tutto, basta, ma perché? Pablo, sono in piena campagna elettorale. Non voglio perdere tempo dietro ai tuoi capricci. Perché non posso restare qui, allora? Perché no! O vieni in Europa con noi o passi l'estate con la scuola, chiaro? Pablito, vieni, inizia lo show. E a me nessuno mi considera? Ehi, aspettatemi! Benvenuti alla festa di fine anno dell'Elite Way School. Siete pregati di accomodarvi. Tra qualche istante, infatti, prenderà la parola il signor direttore Marcel Dunoff. Egregio signor sindaco, signori professori, familiari e amici, ragazzi, un nuovo anno scolastico volge al termine. La Elite Way School ha appena concluso con successo un altro capitolo della sua lunga storia istituzionale al servizio della comunità. Come direttore ed ex allievo di questo collegio, sono orgoglioso di avere collaborato con il corpo docente
per offrire alla società i ragazzi più preparati e educati secondo gli alti valori della patria. Speriamo di essere un domani all'altezza. Queste giovani promesse diventeranno i nostri rappresentanti, i nostri ambasciatori, i nostri imprenditori, il corpo sano della società. Che cosa ci fai qui? Ti vedranno. Ma è che non riesco a vedere papà. Non c'è ancora. Ah no, senza di lui non cominciamo. Forse ha avuto un impegno improvviso. No, no, non può farmi questo, me l'ha giurato. Non ti preoccupare, vedrai che l'autista arriverà. Del resto viene sempre. Perché non pensi agli affari tuoi, carina? Le migliori famiglie, i nomi più prestigiosi del paese, affidano al nostro tempio del sapere i loro figli, certi del fatto che li trasformeremo in uomini e donne per bene al servizio della nostra società. Bravo! Bravo! Mi chiedo come faccia tuo padre a resistere tanto lontano da te. Me lo chiedo pure io. In ogni caso lo scoprirò domani sull'aereo, quando saremo in viaggio per la Polinesia. 2 mesi di vacanza con papà saranno sufficienti per parlarne. A proposito, tu che programmi hai? Di certo passerai l'estate nel villaggio turistico del collegio. Vacance Club. Pensa come ti divertirai, Belen. Non dare importanza alle cose che dice. Non sono triste per quello. È per mio padre. Però questa volta me la pago. Dove stai andando, Mia? Dove vai? Devo cambiarmi. Ma se sei già pronta? Cambio dell'ultimo momento, Fanny. No, no, Gabo, fermiamoci, fermiamoci! Dammi un altro po' di polvere dorata. Fidati, Sonia, sei stupenda. Ma che, non è vero, lo sapevo che avrei dovuto prendere più sole. Per favore, Sonia, calmati, sei perfetta, te lo dico io, rilassati, eh. Vedrai che questo servizio sarà il successo dell'anno, davvero. Ah, Peppa, era ora che mi portassi l'acqua. Guardi un po', com'è la situazione là fuori? Ci sono tutti, fotografi, cameraman, giornalisti, tutti. No. Beh, essere la soubrette più importante del paese è il suo prezzo, eh? Sei un amore, Gabo. Hai avuto proprio una bella idea a posare con tua figlia. Le riviste andranno a Roma, sarà un successo. Vacci piano con Maritza, è solo una ragazzina. La tratterò come se fosse mia figlia, sarà tranquillo. Sarà meglio, Gabo, altrimenti ti cavo gli occhi. Insomma, perché ci mette tanto? Credo che abbia un problemino con il vestito, niente di grave. Facciamo un attimo di pausa, ok? Un attimo, torno subito. Anch'io. Arrivo. Eccomi, mamma, sono pronta. Ma che fine ha fatto il vestito di prima? L'ho regalato alle carmelitane scalze, ma... Ma che dici? Era firmato! Ha fatto un'opera di bene. Io preferisco posare così. Te proibo che salgas así! No? Bueno, mamá, yo me pongo lo que quiero. Yo soy tu madre y sé lo que te conviene. Ah, sí, que vos salgas como una diosa y yo como la tarada que salió del cotolengo. No, 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 vos vas a salir como lo que sos. Una nena divina, pero una nena. Oh, una nena un pomelo. Por favor, mi vida, te lo pido. Mamá, o salgo así o no salgo. Oh, e adesso le fantastiche ragazze del secondo anno ci intratterranno con una deliziosa coreografia. Dirige l'alunna Mia Colucci. Finalmente, che cosa stavi combinando? Niente, niente, mio padre è arrivato. No, io non l'ho visto. E va bene, l'ha voluto lui. Fale, fammi un favore, al mio segnale cambi CD e metti questa musica, ok? Che cos'è? Tu fai come ti ho detto. Andiamo, ragazze, salite tutte sul palco, per favore. The world is spinning too fast. I'm fine that I can't choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my moves on.
Ora tu torni dalle carmelitane scalze e ti fai restituire il vestito. No, non ci pensare nemmeno, mamma, non ci pensare nemmeno. Ma, Maritza, ma si può sapere cosa vuoi? Rovinarmi la vita, la carriera? Gabo! Che c'è, c'è? Per favore, Gabo, spiegale che così non può posare. Sarebbe uno scandalo. Uno scandalo che ci frutterà un bel po' di soldi. Iniziamo a lavorare, basta con le chiacchiere. Va bene, forza, mamma, basta, scenate, vai. Pure lì così. Vai così? Sì, è perfetto. E scopriti un po' così. E tu, Sonia, avvicinati a lei e sorridi. Dai, ma... Che cos'è questo? Documenti della società. Obiettivo Franco Colucci, vedovo, una figlia. Mia, di 15 anni. Ma che cos'è questa roba? Manuel, esigo una spiegazione. Adesso ti metti a frugare nelle mie cose. Stavo preparando gli scatoloni e l'ho trovato per caso. Che cosa significa? Perché hai tante informazioni su questa persona? Questa persona ha ucciso mio padre. Tuo padre si è suicidato, non l'ha ucciso nessuno. Pensala come vuoi, andrò a Buenos Aires a vendicare la morte di mio padre. Non può essere, Manuel, che dopo un anno tu non veda ancora le cose per quello che sono. Tuo padre era meraviglioso, ma di sicuro non perfetto. Non sapeva reagire alle difficoltà. Papà era un grande uomo, ok? Un grande uomo. Non... Sembra che tu voglia difendere quella persona. Adesso basta, Manuel. Ho sempre detto che sarei andato a studiare all'estero ed è quello che farò. Tu non vai da nessuna parte. Ho un'autorizzazione firmata, mamma. Ma non hai soldi per partire e non sperare che io ti dia del denaro. Non era per questo che volevi andare all'estero. Manuel, devi crescere, figlio mio. Hai già 17 anni. È ora che inizi a vedere le cose in modo obiettivo. Tuo padre era un uomo straordinario, ma non era portato per gli affari e non è stato in grado di riprendersi. Ay, mamá, ¿por qué no vas a descansar, por favor? No te hagas la cancherita, mamita, que acá la protagonista soy yo. Molto Gabo, bene. C'è un problema. Allora lo fai apposta. Ti ho detto di non disturbarmi mentre lavoro. Va bene, ma fuori c'è un uomo che vuole entrare. Non sente ragioni, che faccio? Vabbè, ma è impossibile che tu non sappia mandare via un maledetto giornalista. No, no, perché no, ti pago? Ah, questa è bella. Primo, non sei tu che mi paghi, ma è Sonia. E secondo, non sto parlando di un giornalista. Allora chi è? Salve, sono il padre di Maritza. Il che puso le spermatozoidi diga mejor. Maritza, per favore, lascia fare a me. Peppa, ecco, aiutami. Infila. Fabrizio. Sonia, ascoltami bene. Non ti permetto di costringere mia figlia a fare certi spogliarelli. Proprio tu vieni qui a farmi la morale. Manchi da casa da 5 anni e in tutto questo tempo non ti sei degnato mai una volta di chiamare per sapere come stava tua figlia. Tu non hai nessun diritto. Questa bambina è mia figlia, porta il mio cognome e io l'ho mantenuta con il mio denaro. Non ho mai toccato un centesimo di quei soldi. Li ho messi da parte. Se vuoi te li restituisco tutti. Peppa, non è che mi adotteresti? Oh, non dire così. Stavolta Mia l'ha fatta grossa. Ehi, mi stai ascoltando? No, sto pensando a mio padre. Non si fa vedere per tutto l'anno e poi viene qui a rovinarmi le vacanze. E dai, Pablo, non puoi lamentarti e vai in Europa. Sì, certo, lo sai cosa faremo in Europa. Conosceremo solo politici. Belle vacanze, Tomas. Può darsi che tua madre lo convinca. Ma figurati, lei è come mio padre. Devo trovare una soluzione, ma quale? Sono rovinato. Non hai scelta, devi partire. No, lo sai cosa farò invece? Che cosa? Io le vacanze le passerò con te. Ciao, Pablo. Ciao, Pablo. Ragazze, come state? Volevamo salutarti prima che partissi. Pensavo giusto a voi due. E perché? Beh, avrei bisogno di una mano per fare la valigia. Ma io ci penso io. Lo fareste? Che carine. Senti, allora prendo io le camicie. Sì. È impressionante come le manovro. Impressionante. Di impressionante c'è solo la reazione che avranno i tuoi. Ma non contare su di... No, aspetta, aspetta, aspetta. Noi due siamo amici, vero, Tomas? Non vorrai abbandonarmi proprio adesso. Dai.
Oh, come sono confusa. Come ci si vestirà in Polinesia? Vediamo se su internet riesco a trovare qualcosa. Mia, ti ho portato uno spuntino. Cioccolato con dulce de leche. Cioccolato dulce de leche. 6.000 calorie. No, non posso. Mia, tutta la scuola parla di te e Gloria mi ha detto che hanno chiamato tuo padre. Ah, adesso sì che dovrà venire. Io non avrei mai fatto una cosa simile. Beh, magari se ci provassi mi cambierebbero collegio, ma... Non hai nemmeno un pochino di paura? Questa volta tuo padre si arrabbierà. No, Feli cara, mi basta fare uno sguardo pentito e gli occhi dolci per avere in pugno mio padre. Però c'è un'altra cosa che mi preoccupa. Cioè? Come faccio a mettere tutta questa roba in 3 valigie? Vorrei che capisse, signor Colucci, che è stata più di una semplice bravata. È stato vergognoso e davanti a tutti i genitori. Beh, allora è semplice, le dia la punizione che merita e chiudiamola qui. Senta, mi perdoni, Franco, però credo che in questa circostanza la punizione dovrebbe impartirgliela lei. A me sembra una questione disciplinare del collegio. Sì, sì, però io penso, e mi perdoni se mi intrometto, che a sua figlia si debba insegnare che c'è un limite. Ho detto qualcosa di sconveniente perché... No. Lei ha ragione. So che sono permissivo con Mia, ma... È cresciuta senza una madre. Sì. E io sono sempre in viaggio, però quindi... È per il suo bene. E io credo che presto o tardi Mia gliene sarà grata. Quello che Mia deve capire, e subito, è che a tutto c'è un limite. La vuoi smettere di toccare le mie cose? D'accordo. Che cosa ti ha detto il vecchio? Cosa voleva? Porta rispetto a tuo padre. Senti, se sembra mio nonno non è colpa mia, semmai tua. Che cosa ha detto? Ha osato insinuare che non sono una buona madre. Beh, su questo ha ragione. Come puoi dirmi una cosa simile, Maritza? Sai che ha posto delle condizioni? Ma sì? E cosa devi fare? Cosa devi fare tu? Che cosa vuole quello da me? Maritza, quello è tuo padre e ha i suoi diritti. Anche se sappiamo tutti quanti anni si è perso. Capisci, Maritza? Puoi esigere di avere la tua custodia. Noi assumiamo i migliori avvocati ed è fatto. No! Non dirlo nemmeno per scherzo. Con le foto che abbiamo fatto e i giudici che abbiamo, è sicuro che ti perdo. È meglio che facciamo come dice. Sì, ma cosa vuole? Non mi hai detto niente. Vuole che tu abbia una buona educazione. Mamma, io sono già ben educata e so più cose io della vita delle altre ragazze della mia età. No, lui si riferisce a un altro tipo di educazione. Vuole che... io ti faccia studiare nel miglior collegio del paese. Mamma, mi stai prendendo in giro. E voilà, ho preso solo l'indispensabile. Sei sicura? Sì. Ah, no, porto anche questo, mettilo lì dentro. Questo lì, veloce, chiudimi quella valigia, ok? Bene, basta direi. È il minimo che devo portare per non sfigurare. Tu sai quanto è difficile essere me. Io metto in ordine, se no quando arriva Belen ci uccide tutte e due. Spero che Peter arrivi in fretta. Voglio andarmene da qui subito. Mia, non è strano che tuo padre sia venuto a parlare con il direttore e non si sia degnato di farti un saluto? No, per niente. Ha l'abitudine di fare così quando vuole dirmi che è arrabbiato. Comunque questa sera sull'aereo ci metteremo, vediamo, 2 minuti a fare la pace. Che cosa avete combinato? Sono sicura che sei stata... Belen, tesoro, invece di pensare al disordine, perché non ti preoccupi dei tuoi capelli? Guarda qui, quante doppie... Non ti sopporto più, andrò a chiedere che mi diano un'altra stanza! Perché non ti copri un po'? Non hai già dato abbastanza scandalo? No, Pablito, guarda che non ho fatto nulla di male. Ok, ma occhio a non farti cacciare. Non dimenticare che noi due dobbiamo metterci insieme. Saremo la coppia più bella del collegio. Tu e io non ci metteremo mai insieme, Pablito. Non ho intenzione di farti da babysitter. Lo sai, piccolino. Mia. Ciao, papà, sei arrivato. Stavo aspettando Peter. Ci lasciate soli, per favore? Sì.
Sì, ed è molto grave. Va bene, aiutami con le valigie e me lo racconti in viaggio. Scordati il viaggio, Mia. Tu non andrai da nessuna parte. E perché mai? Questa è la punizione per la tua bravata. Papà, tu sei sempre via. Non ti vedo mai perché sei in viaggio o al lavoro. Bella scusa. Perché non mi metti un fiocco in testa e mi regali al primo che passa? Se sono duro con te è per il tuo bene. E ora che cominci a seguire le regole diventi più rispettosa. Se non mi parti con te non ti parlo più, giuro. Questa volta non attacca. Mi dispiace, Mia, ma ti devo punire. Ti rendi conto che hai esagerato? Hai messo in ridicolo me e il collegio. Ma papà, io ti aspettavo. Avevo preparato una coreografia per te, ma tu non ti sei fatto vivo. Comunque, ho capito. Ti importa più di fare bella figura. Non ti interessa quello che provo io quando ti aspetto per ore. Aspettine altre. Dai, non ha visto nessuno. Ora possiamo andare. Ciao. Volevi parlare con me, no? Bene, eccomi qui, parla. Senta, signor Spirito. Puoi darmi del tu, sono tuo padre. Ah, sì? Sì. Me ne ero dimenticata, sa, non la vedo mai. Senti, mi lasci dire una cosa? Per favore. Un attimo, mi chiami Maritza, perché è così che mi chiamano gli estranei. E riguardo al farmi suora, se lo scordi. No, non suora, vai in un collegio, direi che c'è certo. Una bella differenza. Beh, è lo stesso per me, no, se lo scordi. No, non è lo stesso, non è lo stesso. Sai una cosa, sei ancora troppo piccola per capire. Ma quando crescerai me ne sarai grata, vedrai. Avanti, non fare così. Andiamo. Lasci, qualcuno mi aiuti, per favore, vuole abusare di me! Ma che ti prendo? Aiuto! Smettila! Aiuto! Ma... Scusi, agente, ma c'è un equivoco. Era mia figlia, non è come sembra, va bene? Questo è il corridoio che porta alle camere. La zona femminile è di là e quella maschile di qua. Ben separati, come giusto che sia. Alle Elite Way abbiamo tre obiettivi principali. Disciplina, eccellenza educativa, ma la cosa più importante è il rispetto. Signorina, per favore mi parli della borsa di studio. Dunque, la Elite Way all'inizio di ogni anno offre l'opportunità ai ragazzi meno fortunati di far parte di questa famiglia. È ovvio che devono essere sottoposti a un esame esaustivo perché ci interessa che abbiano il livello intellettuale necessario. Gloria, devi permettermi di cambiare stanza. Non sopporto più quella brutta strega. Si crede la regina d'Inghilterra. Tranquilla, Belen, è tutto a posto. Inizia ad andare, finisco e poi ne parliamo, va bene? Vai. I ragazzi, nel nostro collegio si sentono come a casa. Dunque, le stavo dicendo, abbiamo anche il Vacance Club, che è il luogo perfetto per passare le vacanze. Lo abbiamo istituito affinché i ragazzi si riposino, si conoscano, no? Si ambientino, soprattutto quelli nuovi come sua figlia. No, è mia nipote. Ah, sua nipote, sì. Certo. Venga che continuiamo la visita. Sì, grazie. Le chiedo scusa, sa dove possiamo trovare Pablo Bustamante? Credo stia finendo di preparare le valigie in camera sua. Ah, grazie. Grazie. Il figlio di Bustamante è un vostro studente? Ma certo, signore. Ma è strano che Pablo non ci sia. Sapeva che saremmo venuti, vero? Sì, l'ho fatto chiamare dalla segretaria. E allora dove è finito? Ah, questa me la paga. Perché? Guarda qui, papà e mamma sono partito per chissà dove, vado a spassarmela. La nebbia di Londra mi dà allergia, ma grazie per l'invito. Non vi preoccupate, so badare a me stesso, prima o poi vi chiamo. Pablo. È scappato. Oddio, sto per svenire. Ehi, hai visto che faccia ha fatto il tassista? Non riuscivo a crederci. Peccato che non ci crederà nemmeno tuo padre quando capirà cosa hai fatto. Dai, Thomas, rilassati. Un attimo. Ehi, Thomas, chiamano dalla scuola. Pare che vogliano parlare con tuo padre. Cosa dico? Di a me, ci penso io. Da, grazie. Thomas, fingi di essere il tuo vecchio. No, no. Sì, sì, di sicuro chiederanno di me. Digli che non mi hai visto, inventa qualcosa. Dai, parla. Pronto? Ecco fatto. Iniziavo a non sopportarvi più, ma per fortuna cambio stanza. E pensare che avremmo potuto aiutarti a diventare qualcuno. Sei una ragazza di poca classe.
Che cos'hai, Feli? Niente, è solo che io me ne vado. Vico è partita e tu rimani sola. Dai, Vico starà via qualche giorno, tornerà presto. Anzi, potrei chiedere che al posto dell'isterica mandino lei, così staremo tutte e tre insieme. Sì, però questo succederà al ritorno. Nel frattempo tu resterai sola. Non ti devi preoccupare, Feli. Sarò insieme ai ragazzi del Bacchus Club. Sì, con tutte quelle capre. Lo sanno tutti che mi piace trasformare i perdenti in numeri uno. Vedrai, in queste vacanze mi lavorerò i fianchi qualche matricola e la farò diventare una di noi, così rimpiazzeremo Belen. A me non la dai a bere. Tu fai finta che vada tutto bene, ma in realtà ti dispiace per il tuo vecchio, giusto? Ma no, quale dispiacere? Guarda che io sono contenta. Dai, Feli, vai, che ti stanno aspettando. Mia, senti, prima vorrei dirti una cosa. Va bene, ti ascolto. Io sono la tua opera più riuscita. Quando sono arrivata ero una nullità, ma grazie a te adesso tutti quanti mi rispettano. E stai certa che ti sarò sempre grata e non smetterò mai di dirti grazie, mia. Va bene, e quello che non dovresti fare è smettere di seguire la dieta. Devi piantarla con la cioccolata. Mangio per dimenticare. Esistono altri metodi per dimenticare. Dai, muoviti, che ti stanno aspettando. Ciao, ciao, ciao. Dai. Vai e non vestirti come una pensionata, mi raccomando. Va bene. Coraggio, schiena dritta, sguardo fiero, molto bene, cammina. Avanti, 30 kg pesi, 30 kg così. Sei una modella. La, 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 la. Brava, molto bene. Forza, Maritza, scendi dalla macchina. Chi sarà? Sei sempre la solita, Maritza. Cosa ti è saltato in mente di tingerti i capelli con un colore tanto vistoso? Non è il massimo presentarsi conciata così in un collegio. Il vecchio decrepito paga, giusto? E allora o mi accettano come sono o giro i tacchi e me ne torno a casa. E dai, fallo per la mamma. Cerca di sforzarti per una volta che devi fare qualcosa che non ti va. Ma proprio questo doveva capitarmi. Insomma, guarda, sembra un asilo nido qui dentro. Sono tutti mocciosi. Veramente hanno la tua età? Fisica, non mentale. Io sono avanti anni luce. Oh, Maritza, gioia mia, per favore. Sono solo 2 anni, passano in fretta. Ti prometto che quando ti diplomi ti regalo un viaggio intorno al mondo. Oh, dai, Maritza bella, per favore. Comportati bene, tesoro mio. Perché se ci separano muoio. Lo sai che non posso vivere senza di te. No, per favore, mamma, ti viene in mente di abbracciarmi? Mamma, non qui davanti a tutti, ci stanno guardando. È che io, lo sai che la mamma non ti piangere, vuole bene. Non piangere, il rimmel, mamma, il rimmel, oh, così ti cola tutto. Oddio, Sofia. Si è seccato? A posto, non vedi sbavature? No, sei divina, sei divina. Molto bene. Comunque non preoccuparti, nessuno ci separerà. Ehi, Feli, è arrivata quella nuova. Ha l'aria di una che mi metto la calzamaglia e vado a tuffarmi in piscina. È un orrore. Visto, avrò un sacco da fare. Ci vorrà tutta l'estate per trasformarla. Sarà la mia missione più difficile. Missione impossibile, vorrei dire. Per mia Colucci nulla è impossibile, vieni. Ciao. Ignoralo. Sono mia Colucci e devo iniziare il terzo anno. Ciao, io sono Sonia Ray e lei è la mia adorata figlia Maritza Pia Spirito. Maritza, saluta queste ragazze simpatiche. Bene, perché non resti qui a parlare con loro mentre io vado a conoscere il direttore? Sì, amore mio, sì. E così voi tre iniziate a fare amicizia, che è la cosa migliore. La direzione? Di là. Di là? Ah, grazie. Mamma mia, che colore di capelli divino. Ciao, belle. Salve. Devo dirtelo, tesoro, hai un pessimo gusto in fatto di vestiti. Non ti preoccupare, questa notte facciamo un bel falò e bruciamo tutto. Ti presterò io dei bei vestiti, Maritza. Dovrà andare anche dal parrucchiere. Ha bisogno di un cambio di look. Sì, tu invece hai bisogno di cambiare cervello, bella. Ecco, questa mettiamola qui. Ma che fai? Sei matta? Perché è rotondetta e verde, l'ho scambiata per un cassonetto, scusa. Stupida. Nessuno tratta la mia amica in questo modo, ma chiaro. Ma guarda che ce n'è anche per te, biondina. Permesso, tieni, te la regalo. I miei capelli, no, i miei capelli. Ecco qua. Grazie mille. Di niente. Forse chiamano di nuovo dal collegio. Pronto? Ah, no, no, adesso non c'è, in vacanza. Chi parla? Chi è? Una certa Julietta, vuole mio fratello. Ok, lascia parlare me. Ma che fai? Ah, che peccato. Volevo chiedergli di venire all'inaugurazione di un locale. Oh, guarda, lui purtroppo è via, ma ci sono io. E tu chi sei? Pablo, un suo amico. Sono qui con un altro ragazzo. Se vuoi possiamo venire a prenderti. Ah,
Certo, se portassi anche una tua amica potremmo organizzare un'uscita a quattro. Ah, va bene. Ma come facciamo a riconoscervi? Beh, molto semplice. Siamo i più carini sulla piazza e vi passeremo a prendere con una decapottabile rossa. Non vedo l'ora. Perfetto, a dopo, ci vediamo. Un bacio. Sta andando tutto alla grande. Mi vuoi spiegare dove lo troviamo un taxi decappottabile addirittura rosso? Thomas, per favore, non vorrai andarle a prendere in taxi. Usiamo l'auto di tua madre, no? No, 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 no. Tu sei matto. Ti assecondo sempre, ma questa volta no. Siamo minorenni. Sì, ma io so guidare. E dai, Tommy, andiamo a farci un giro, due chiacchiere con le ragazze e basta. E poi i tuoi sono a 500 chilometri da qui. Lo sanno che sto qualche giorno da te. Di questo non devi preoccuparti, va bene? Casa mia è sempre piena di ragazze, di gente. Ci sono abituati. Piuttosto avverti tuo padre. Sì, dopo lo chiamo. Te lo giuro, Vico, non ho mai visto un caso così disperato. È ovvio, ovvio che quella qui non ci rimane. Questa scuola non accetta certe mocciose. No, no, sì, è una borsista. Beh, anche tu sei una borsista, ma hai una certa classe. Invece quella di classe non ne ha per niente. Ma adesso basta, non parliamo più di lei perché mi fa anche un po' schifo. Raccontami qualcosa, come va dalle tue parti? Ah, come sempre una noia mortale. E tu? Quando parti per la Polinesia? Ho avuto una discussione con mio padre, il viaggio è saltato. Passerò tutte le vacanze qua. No, sul serio, sto bene. Feli è partita. Sì, Vico, tutto bene. Ho un'altra chiamata, puoi restare in linea? Grazie, sento chi è. Pronto, Mia? Mia, sono io, papà. Ehi, Vico, scusa, scusa, era uno che aveva sbagliato numero. Ok, bella, devo salutarti, d'accordo? Perfetto. Davvero, non preoccuparti, va tutto bene. Ti mando un bacino. Ciao. Non importa se resto sola, non importa se resto sola. È una bella giornata, splendida. Tutto bene, tutto bene. Permesso, Mia? Ciao, Gloria. Non serve che mi chieda scusa, d'accordo? Ti prego solo di farla uscire dalla mia camera, perché il suo look fa male alla vista. Mia! Maritza resterà qui mentre sua madre parla con il direttore. E perché qua? Perché casualmente questa sarà la sua camera, se l'ammettono. Con permesso. Oh, mi sento male. Che sia chiara una cosa. Tu qui dentro non ci rimani. E tantomeno nel collegio. Non accettano gente di basso rango. C'è un certo target qui, lo sai, carina? Sarà meglio che tu ti rassegni. Sta pure tranquilla, perché io non resterò in questo collegio. Non sono vaccinata contro la stupidità cronica. E quando sarò io a parlare con il direttore, ti assicuro che mi caccerà a pedate. Lo sa, non ho dubbi. Quello che non riesco a capire è come possa aver fatto a scappare. È quello che mi chiedo anch'io. Che razza di sicurezza garantite in questo collegio? Si tranquillizzi, signor Bustamante, per favore, siamo tutti nervosi, però io le posso assicurare che il ragazzo lo troveremo. Certi atteggiamenti sono tipici della sua età, sì. Sono bravate, i ragazzi le prendono come avventure, però vedrà che sta sì, bene. Sì, certo che sta bene, ma voglio sapere dove sta. Io sono molto preso dalla mia campagna politica e ho bisogno che siate voi a occuparvi di mio figlio. Per questo pago puntualmente fior di quattrini. Sì, certo, lei ha ragione, ma le assicuro che il collegio sta facendo tutto il possibile per ritrovarlo, per parlare con lui. Sì. Mi creda, faremo tutto ciò che sarà necessario, lei mi capisce? Se si viene a sapere che non so gestire mio figlio, con che faccia chiederò alla gente di affidarmi un paese? No, no, lo so, lo capisco perfettamente. Se lo capisce, faccia qualcosa. Sì, sì, abbiamo iniziato a contattare i suoi compagni. Sicuramente si sarà fatto ospitare da qualcuno, sicuramente in una delle loro... Voi non solo dovete contattare i suoi compagni, voi dovete rivoltare la città come un calzino. Certo. Ma con discrezione. Non so se mi spiego. Ovvio, sì, senza dubbio, signor Bustamante. Perché non conviene a nessuno che si sappia in giro, né a lei né a noi. Cara mamma e adorata sorellina, spero riusciate a perdonarmi. Devo andare in Argentina per vendicare papà. Venga, entri pure. Grazie. Perdoni l'attesa, Sonia, e che... Mi scusi, volevo dire signora. Il fatto è che, beh, la vedo sempre sulle riviste, perciò... Non si preoccupi, può chiamarmi Sonia. Va bene, si sieda, la prego. Ah, grazie. Il direttore arriverà tra qualche momento. È sì, impegnato con i saluti. Vuole un caffè, le va? Ma sì, perfetto. Molte grazie. Zucchero o dolcificante? Dolcificante, non lo chieda nemmeno. Vede, ho una linea da mantenere io. Va bene, com'è simpatica. Ecco il caffè, è bollente. Grazie.
Con permesso, Sonia. Prego. Ti prego, signore. Ti prego, fa che Maritza accetti di restare qui. Perdoni se l'ho fatta attendere, signore spirito. E... tu? Andiamo, ragazzi, cosa sono quelle facce, eh? Appena mi sarò vendicato, tornerò, ve lo prometto. Non sarà facile rovinare un tizio così in alto. Ha ragione. Beh, sì, per me sì. Ormai so tutto di lui e conosco il suo punto debole. Che cosa vuoi dire? Ha una figlia di 15 anni. Come pensi di avvicinarla? E se per caso lei neanche ti si fila? Tranquillo, quando vedrà uno come me nella sua scuola non saprà resistere. Ti farai assumere come portiere o cos'altro? Ma che cosa stai dicendo? Ho fatto una ricerca su internet. E ho chiesto di entrare come borsista nella scuola super chic e molto esclusiva che frequenta la ragazzina. Mi stai dicendo che torni in terza? Sei matto? Forza, andiamo. Perderà l'aereo se non ci muoviamo. Allora, ciao. Ciao. In guardia. Tranquillo, farò il possibile. Se scordarti di noi. Se ci sono ragazzi carine, da loro il mio nome e il mio numero di telefono, eh. Mi raccomando. Ciao, a presto. Ciao. Vuoi venire con me? Magari. Sei sempre in tempo. Ciao, bello. Vi saluto, ragazzi. Fai il bravo, eh? Manuel! Cavoli, tua madre. Manuel! Mamma, perdonami. Non ho assolutamente niente da perdonarti, figlio mio. Ti conosco, Manuel, lo so che sei testardo. Grazie per essere venuta. Adesso più che mai ho bisogno del tuo appoggio. Tu non devi chiedermi perdono, tesoro. Sappi che non condivido e non sarò mai d'accordo con la tua scelta. Però sono con te qualunque cosa tu faccia. Grazie. Anch'io. Grazie, piccolina. Giurami che farai attenzione. Sì, mamma. Dico sul serio, Manuel. Promettimi che starai attento. Promettimi che quando capirai che il tuo sogno non è realizzabile, tornerai da me. Giuramelo, per favore. Te lo giuro. Lo sai che mi mancherai, Manu. Anche tu, bella. E ora chi verrà a darmi fastidio la mattina e a tirarmi giù dal letto mentre sono ancora nel mondo dei sogni, eh? Ricorda che a tuo padre importava una cosa sola. Che tu fossi sempre felice. Per questo devo farlo, mamma. Mi fido di te, tesoro. Mi scriverai? Ma certo che ti scriverò, Loli. Ti spedirò le lettere dalla nonna, almeno finché non andrete nella casa nuova. So che riuscirai a cavartela. Non ti preoccupare, mamma. Andrà tutto bene. Manuel. Mamma. Che il Signore ti dia la forza necessaria. Ti voglio bene. Grazie. Mamma, vai. Vai anche tu, Loli. Ciao, ragazzi. Ci sentiamo. Sta attento. Ciao, Manuela. Accompagnate mia madre. Aspetta, aspetta. Da che parte vado ora? È dall'altro lato. Gira a destra. Preparati a fare un figurone. Andiamo. Devono essere quelle. Le hai viste? Sembrano molto più grandi di noi. Cosa raccontare? Mi lascia fare a me, fidati. Julieta? Come va? Sono Pablo. Venite a bere qualcosa. Veramente, noi volevamo fare un giretto in attesa che il locale si riempia un po'. Che dici, ti va? Grazie, ragazze, mica mordiamo. Ciao. Ciao. Prego. Grazie. Ciao. Grazie. Prego. Ciao.
Wow, Pablo, che bell'auto! Piace? Altro che, stupendo! Ragazze, state tranquille, prometto che andrò piano. E perché? A me piace la velocità. Il mio ex mi portava sempre in autostrada. Ah, sì? Tenetevi forze, allora. Succede? Lo so, Pablo, forse stanno girando un film. Però guarda, da quella parte si può passare. No, passeremo dall'altra parte. Pablo, stiamo attenti, guarda che è pericoloso. Tomas, io passo dove mi pare, ok? Oggi so che l'età non conta. In ogni momento possiamo compiere delle scelte. Iniziamo a farlo fin da piccoli, quando assaggiamo la prima pappa. Sta a ognuno di noi decidere quale strada intraprendere. Il punto è se da grandi sapremo assumerci le nostre responsabilità. È un gran peccato. Si no te tuviéramos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. Precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré ante la blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque. Sin razón ni rumbo, con